Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Sono qui oggi per presentarvi un'altra edit. Questa volta do uno sguardo a questo pack, diciamo tra virgolette, di Deus, di TTV, la serie 7002. Questa volta il modder, diciamo modder, l'editor è STV Modding, che sarebbe Gaming Evolved per chi non lo sapesse. Ho deciso di dedicarci una presentazione, dedicarci un occhio, perché veramente è un po' che comunque seguo i suoi lavori e tutto quanto, e devo dire che si sta impegnando parecchio, sta facendo delle buone edit che a mio parere comunque le mod, diciamo, di base ci sono, fornite da Jance ci sono, ma se appunto uno ha l'occhio, ha la voglia, ha quel pizzico in più che riesce a metterci, veramente risultano e vengono fuori delle mod veramente belle da usare, anche se comunque vabbè, il modello di base è quello Jance, ma con degli accorgimenti giusti, anche con delle piccolezze, secondo me veramente diventano mod molto più piacevoli da usare, molto più belle. E secondo me questa cosa è veramente veramente ottima, quindi ti faccio i complimenti personalmente, perché hai tirato fuori da un Deus default un Deus che si può chiamare, diciamo, Deus. Quindi niente, vi avviso già che la presentazione durerà parecchio qua ultimamente. Già con la presentazione della Sacca ho parlato mezz'ora, con l'altro John Deere ne ho parlato 25 minuti, stavolta non so quanto mi dilungherò, ma comunque vabbè, non mi do più limiti, quindi ormai dovete sorbirvi le mie pappardelle. E ho visto che comunque siete contenti che sto tenendo la mia cara amata rotella del mouse, che vedo che l'apprezzate parecchio, quindi siete sempre lì in agguato che aspettate un mio fail. Non sentirete mai bestemmie, anche se mi scappa metterò il beep, perché se no è finita. E comunque ok. Allora, sono appunto due link. Nel primo ci sarà il TTV, il Warrior, quello lì nero, che è 7250. Nel secondo link ci sarà il TTV 7250 e il TTV 7210. Ok, allora li trovate sempre. Cominciamo già con la ruota. Li trovate sempre nella categoria mod trattori. Mamma mia, quanti cacchio ne ho qua. Eccolo qua, avete il Warrior, quello 7210 che arriva a 220 cavalli e quello 7250 che arriva a 2,63. Ok, come funzioni è stato aggiunto i C, c'è il dirt qua anche sul TTV nero, sono state cambiate le ruote, sono state messe le Axio Bib, le Miss Lane, a meno credo siano le Axio Bib, mi pare. Comunque vabbè, sono le Miss Lane che mi sono molto piaciute, sono veramente belle, guardate che veramente fanno un bel effetto, mi sono veramente piaciute, bravo. Qui sono appunto gommati Trelleborg normali, comunque sono stati allargate, ritesturizzate, sì, ritesturizzate, sono state usate, sono le stesse texture di quelle che ha sul MAN, e comunque mi pare che siano derivate dalle texture, se non vi ricorda, se vi ricordate, quelle che aveva fatto uscire Most Wanted, quelle a dei tappi. Qui c'ha montate le Trelleborg, che sono le differenze, sono le TM800, che sono un po' più piccole. Basta, per il resto, vabbè, non vengono forniti pesi e niente, sì, sono così come li vedete, non c'è nessun tools in aggiunta. Come in game, come particolarità, funzioni, è stato appunto aggiunto l'IC, cab suspension, seat suspension, il computer con varie funzioni, varie appunto cose che si possono visualizzare, apertura lunotti dietro, davanti, quello sopra, le porte. L'IC ha la memoria, quindi quando voi uscite e lasciate magari le porte aperte qua e là, quando rientrate lo ritrovate con le porte aperte, quindi c'ha la memoria. Animazione dei pedali, freno, acceleratore, animazione del joystick.
Luci, luci di cruscotto, luci tutto quanto, è stata appunto rifatta l'illuminazione completa che è molto bella di notte e basta, ok. Vi faccio vedere appunto le funzioni del 7250 che sono le stesse su quello verde, poi comunque quello lì nero e scusate, quello lì più piccolo, l'unica differenza è che non ha la possibilità di aggiungere i pesi dietro. Le masse da fuori vediamo subito possibilità di aprire il cofano con il tasto O quando ci avviciniamo. C'è anche la ventola del radiatore animata che poi comunque l'andremo a vedere quando l'accendiamo. Ha anche l'animazione del giro della chiave che però senza drive control non la vedete, quindi appunto adesso non la vedrete perché io non la uso. Ponte risistemato davanti, la sale funziona come quello del John Deere, appunto come dovrebbe funzionare, non ci sono le ruote che vanno di qua e di là, si vede un pochino ma poca poca roba, comunque il ponte lavora giusto. Ok, altra cosa da fuori, possibilità di aprire la porta con il tasto R, eccolo qui. Indoor sound, che comunque a volte va, a volte viene per un discorso di script che ogni tanto salta. Qua chiudiamo il cofano. Quando fate anche l'apertura porta, vedete che si apre anche la luce, si accende la luce questa qui. Ok, andiamo all'interno, che sto già parlando, maremma maiala. Ok. Qui c'è anche l'animazione dell'inversore avanti e indietro. Come avete visto, vabbè, qualche volta vedrete che salta anche magari quando scaricate i rimorchi, eccetera. Può succedere che sfarfalla un po', che si muove, però sono cose che appunto non si possono proprio evitare. Ok, allora andiamo a vedere subito. Qua abbiamo sulla plancia del tachimetro. Ovviamente lancetta animata con tanto di lancetta temperatura e lancetta del carburante animata. Qua abbiamo appunto il segno di parcheggio, se vedete sul display in alto sopra il tachimetro. A destra abbiamo velocità a display a 7 segmenti. Qua appunto quando avanzate vedete che la leva dell'inversore si sposta in avanti, quando vi fermate va in tasto, cioè in tasto, in posizione di riposo, quindi in P, quando andate indietro appunto si sposta indietro. Il door sound è molto molto carino, adesso non so se lo sentirete perché è un parecchio basso, ma comunque è perfetto così. Leva frecce animata, come vedete a sinistra e destra, con tanto di illuminazione nella spia del cruscotto. Vedete che adesso ho quella a destra, comunque poi di notte la vedrete meglio, adesso comunque non so se riuscite a visualizzarla. Qui a destra abbiamo, vabbè, vi apro l'IC che così capiamo, vediamo tutto meglio, scusate un secondo, ok. Con l'IC appunto centrale abbiamo la possibilità di alzare la colonna dello sterzo del volante per quando si scende, IC della porta a sinistra, IC della porta a destra. Qui nel piantone di destra abbiamo questo piccolo display che appunto dà questo numero qui che è il 62, è il valore dell'S-limiter che avete impostato, se voi lo abbassate vedete io vado fino a 10 all'ora, to, vedete che scende, okay, lo potete visualizzare qui. Qui appunto avete velocità sempre in display a 7 segmenti con l'indicatore di avanzamento, se siete in avanti vedete che la freccia va in avanti, indietro la freccia va indietro, qui dove c'è praticamente la lettera N. Ok. Qui nella parte destra abbiamo il monitor, questo qui, che abbiamo la possibilità di switcharlo in un'altra diciamo schermata. Questa qui iniziale ha solo diciamo la velocità, qui dove ci sono i numeretti verdi, i litri diciamo di carburante e il tempo, no scusate questo non è il tempo, è la velocità, no scusate non mi ricordo, ah è il consumo orario, scusate, sono
un attimo. E vado sempre in tilt anche con la saga, con tutte queste funzioni. Quando comincio a parlare troppo, inizio a perdere qualche pezzo per strada. Ok, qui avete. No, scusate. Qui avete il secondo display, questo qui nero, che ha queste tacchette come simbolo di riempimento e rimorchio, poi andremo comunque a vedere. Qui a destra abbiamo l'ora, qui in alto nell'angolo appunto a destra, sempre carburante, ore di utilizzo, e sotto abbiamo appunto la velocità e i giri, mi pare, sì, ok. I giri, questo qui numero 7 segmenti, la velocità non c'è, boh, mi sono confuso. Poi qui sotto vedete ci sono due barre verdi, c'è Hatch ed Eco. Qui praticamente segna quanto state usando l'acceleratore e quanto, ecco, praticamente quanto carburante state sprecando. Ora ovviamente siamo fermi, l'acceleratore è quasi al minimo e l'eco è al massimo. Voi quando accelerate l'acceleratore va su e di conseguenza l'eco scende. Qui appunto vi fa vedere la variazione di carburante con l'aumentare dell'acceleratore. Come avete visto qui pedaliera animata sia nel fondo cabina che quella del joystick. Eccolo qui, freno, perfetto. Qui a destra continuiamo con l'IC, abbiamo il pomello qui piccolino che dà possibilità di chiudere e aprire il sollevatore frontale. Adesso non so cosa mi sta succedendo perché ho anche il peso attaccato. Eccolo qui, comunque si è chiuso, i bracci del sollevatore appunto si intendono. Ok. Qui a destra abbiamo un altro IC che dà la possibilità di aprire e chiudere i segnali di cartelli di ingombro, che sono questi qui laterali rossi e bianchi. Ok. Poi qui sempre sul piantone di destra possibilità di mostrare o visualizzare il secondo lampeggiante, appunto lo potete disattivare o attivare. Eccolo qui, vedete che si toglie. Poi altro IC qui sopra, luce cabina che si accende questa qui. Adesso andiamo di notte che vi faccio vedere tutta la fanaleria come di consueto. E ok, qui dietro abbiamo l'ultimo IC che è il portellone dietro. Eccolo qui. Basta, qui a sinistra c'è solo la porta. Qui sopra per finire abbiamo la possibilità di tirare il parasole in plastica oppure di aprire il nostro lunotto superiore con l'animazione della manetta. Ok, boh, perfetto. Facciamo diventare notte, che adesso abbiamo anche il trattore nero. Mamma, come ho fatto a finire qua subito? Ma lol. Flash a sta punto veramente mi fa quello che sapete, non serve che lo dico. Boh, perfetto, qua siamo già in tenebre. Perfetto, qua vedete appunto la luce della porta, molto bella. Accendiamo tutta la fanaleria. Perfetto. Qui vedete che i colori dei numeri del display diventano rossi, quelli qui, sia questi che questi qui. Qua vedete appunto tutti i bottoni eccetera, tutto acceso, molto bello. Guardate anche la temperatura del trattore è andata anche su. Perfetto. Qua luce cabina, che dà anche una bella illuminazione di notte. Se uno non si capisce non ci vede un cacchio. Molto bella. Oh, perfetto. Questa è la fanaleria. Sì, nulla di nuovo, comunque sì, fari originali, comunque offrono una buona visibilità. Lampeggianti non sono 3D, sono semplici. Quelli qui. Ok, ottimo. Facciamo diventare giorno. Perché è nuvolo e non voglio nuvolo. No, facciamo passare un altro. A me piace fare i video di mattina dalle 8 fino alle 10. Ok, perfetto, 9 e mezza. Bene, ok, questo è quanto. Diciamo che questo è tutto il reparto funzioni del trattore. Adesso andiamo subito a provare in campo questo qui più piccolo. Che vi faccio vedere la questione delle barrette qui rosse e verdi. Non badate alle
strade che faccio. Date anche comunque un'occhiata alla sale, movimento della cabina. Non vi ho fatto neanche vedere i pesi, comunque ve li faccio vedere dopo, mi sembra non ve li ho mostrati, no, ok. Altra cosa, possibilità di disattivare la sospensione della cabina con il tasto 6. Questa viene disattivata magari se siete correte sui campi veloci o sulle zone arate, qua e là veramente da dentro vi viene il mal di testa, ve l'ho provato, ok, perfetto. Comunque sì, dicevo, è una edit, ma veramente si è dato da fare, è molto piacevole da guidare, guardate anche come si comporta con la sale, con la sospensione della cabina e del sedile, veramente veramente bello. Se, vi ripeto, se tutti i trattori fossero così. Sì, io intanto parlo, comunque non sto facendo vedere il motivo che sono qua. Qui appunto vedete, vi dicevo, le barrette verdi di prima. Mio Dio, perdona per le manovre che sto facendo. Boh. Sono le stanghette verdi, adesso pian piano andranno su. Qua vedete appunto anche la questione dell'acceleratore ed eco. Vedete che l'eco è quasi a metà, l'acceleratore è a manetta. Che adesso ho l'S limiter attivato, che è a 52, vabbè, ma il lavoro di raccolta non va più di 20 all'ora. Okay, qua sono sulla CZEC di Coffee, se non l'aveste già capito dovreste riconoscere il concessionario John Deere in fondo, che l'ho fatto ben notare sulla presentazione. Non ho ancora sclerato con la rotella, beh, dopo quando andiamo fuori che rimetto tutto quanto vedrete che arriveranno i rage. Bon, qua abbiamo, siamo già andati su di tre stanghette come avete ben visto. Ha anche la possibilità di vedere il pannello di controllo per le botti che c'è sulla Bossini. Adesso non ce l'ho sulle mod, non posso farvi vedere, ma comunque appunto esce il blocco, il pannello comandi per le botti, per appunto le botti che hanno lo script. Quindi ok, vedete che di lavoro, di sistemazione e tutto quanto ne è stato fatto, ha perso tempo, quindi bravo. Non so se ve l'ho già detto all'inizio, ma comunque queste non saranno, non sono versioni finali, ne arriveranno altre, perché deve diciamo sistemare un attimo qualche dettaglio estetico, tipo la griglia qua anteriore verrà un po' modificata, migliorata, quindi non sono finali. Boh, perfetto. Ma come mai sta rotella funziona? Non è possibile. No ragazzi, qua c'è qualcosa che non va. Non sta più facendo tiri. Ok, no dai, non è possibile. Comunque, ok, proviamo questo qui. Aggiunta pesi extra, tasto 9 del numpad, abbiamo appunto quelli sull'asse posteriore, selezionando sempre il trattore. Possibilità di appunto 900 kg per asse, quindi abbiamo un totale di 1800 kg. Ok, facciamo una grappata qua così veloce. Dai. Ok. Qui vedete appunto che il consumo orario è andato su ed è 37 litri orari. Devo anche buttare fuori il video che ho filmato del 7250. Andrò anche a filmare il Warrior, quello lì tutto nero, quindi ci sarà anche una dose di TTV da parte della realtà. Ok, vediamo. Comunque come guida eccetera, veramente ragazzi è fantastico, ho fatto un bel lavoro davvero, complimenti. Ovviamente adesso vedete tutto sto traballamento perché sto tentando di tenere su e usare il più possibile la Real Terrain finché non mi esplode qualcosa, ma finora sembra appunto andare tutto per il verso giusto. Exhaust qua particle del fumo che ce l'ha messo, è un po' diciamo
Io l'ho detto, gliel'ho riferito che secondo me è un po' esagerato tutta sta cortina fumogena che sembra le i cosi. Cos'era il Pokémon? Cos'era? Qual era il Pokémon che aveva cortina fumogena di azione? Mamma mia. Beh, se qualcuno se lo ricorda me lo dica. Comunque, secondo me è un pochino esagerato tutto sto fumo nero, cioè fa troppo trattore vecchio stile, secondo me, cioè in realtà il TTV non fuma così, a meno che non mettete il non so cosa dentro al serbatoio, ma comunque io rispetto, la mod non è mia, io do i consigli, comunque se al modder piace così, io rispetto le sue decisioni, comunque dico sempre le mie impressioni e osservazioni. Boh, andiamo a fare una rattura veloce col 250 in nero, e così poi concludiamo. Vado qua a scavezzo anche la rattura ormai. Boh, apriamo il tutto. Esavomere di prepotenza e via. Di forza ne ha parecchia. Mi raccomando però andateci giù un po' con i pesi perché tende a alzarsi davanti se non avete, diciamo, un buon contrappeso sui sollevatori, cioè non per errore della mod, ma è perché appunto è abbastanza leggerino, quindi state all'occhio con gli attrezzi pesanti. Mamma mia che belle ste gomme, veramente belle. Cazzo, bravo bravo. Oh, via giù. Si dice allora di cattiveria con l'esavomere. Comunque veramente veramente piacevole da usare, sono trovato davvero bene. Veramente buono, bravo, bel lavoro. Ma quanto consuma in aratura? Vediamo. Sempre gli stessi, ok. Penso che comunque vada, sia un consumo che vada a quanto si accelera, ovviamente come nella realtà. Bueno, ok. Termino qui, torniamo alla base. 50 all'ora di velocità massima. Appunto, ho possibilità di aggiungere i pesi extra anche su questo, selezionando il trattore tasto 9. Possibilità di disattivare il cab suspension, sempre col tasto 6. E ok, ho fatto anche rima, perfetto. Bene ragazzi, io termino qui, spero vi sia piaciuta la presentazione, non so sta ruota qua del mouse, o che le ha sentite tutte quelle che le ho detto e si è sistemata, o non so, non è giusto. Vi dicevo, vi ringrazio per l'attenzione, la presentazione è finita, se ho dimenticato qualcosa fatemi pur sapere, spero vi sia piaciuta la mod, a me sinceramente sono piaciuti tutti e tre i modelli, e la edit è veramente bella, appunto sì, non è la prima versione che fa, ma ho voluto darci un'occhiata, vedere come si sviluppava eccetera, per poterci dare un occhio più clinico, e basta, vi lascio i due link in descrizione, vi saluto, vi ringrazio sempre per l'attenzione, ci vediamo prestissimo con i prossimi video, ciao ciao!